lost my mind, I feel 6 feet tall. They say I look small, my head does ache and I feel weak. Maybe it's a virus. How much I shake, I'm a little earthquake. I'm bending at the knees, sir, catch me please. Don't wanna sleep, my heart's still beating. And maybe it's a virus. And it started when I first saw you. Your glassy eyes of chartreuse blue, you torn my heart, now it don't thump right. Hopeless, whoa. Ecco, arrivare è una fantastica promozione, una promozione storica per l'Argirium, per la città di Agira, la prima in Serie C1. Quali sono le sensazioni che hai provato al triplice fischio dell'arbitro a San Cataldo? Beh, le sensazioni bellissime, perché giustamente è la mia squadra dove sono cresciuto e dove mi ha lanciato come allenatore, quindi la sensazione è unica. Infatti mi sono messo a piangere, a differenza degli altri che gioivano e festeggiavano. Ti vediamo ancora ora emozionato. Abbiamo parlato col capitano, diceva il segreto di questa squadra è stato sicuramente la forza del gruppo. Sì, sicuramente il gruppo già da qualche anno ormai è combattuto, anche i ragazzi del Calbuto si sono aggiunti e si sono trovati benissimo. E ti ripeto, come ti ho già detto, abbiamo ripreso questo campionato grazie alla forza del gruppo, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo deciso di ripartire. Cos'era successo? Avevate vinto per la seconda volta in questa stagione contro l'Enna, che era la diretta concorrente, dopodiché il blackout. E sicuramente quella vittoria ci ha dato un po', avevamo festeggiato troppo e ci eravamo rilassati un po' e ne abbiamo pagato le conseguenze. Ecco, cosa significa allenare un gruppo del genere, giocatori come Saraniti, Ingarao, Putrino, per esempio, tanto per citare gli attaccanti, i capocannonieri? Beh, allenarli, diciamo che ormai ero qua con loro da molto tempo, da 2 anni e mezzo, però allenarle, giustamente riprenderle, richiamarle, sostituzione, non è facile, perché giustamente anche la mia età mi penalizza, sono più grande di me, giustamente avevo anche un po' di timore, diciamo, però loro si autoconvincono da sole e capiscono quando è il momento di fare la cosa giusta. Un pensiero sicuramente va anche a mister Pagano, il tuo predecessore si è dimesso, ma come hai detto più volte poi è rimasto anche vicino alla squadra da dirigente. Assolutamente, io lo ringrazio perché è stato con noi fino all'ultima giornata, fino all'ultimo momento. Giustamente anche i suoi impegni di lavoro non potevano stare al passo della squadra e giustamente ha deciso per il bene della squadra forse di allontanarsi, ma sono rimasto io che siamo la stessa cosa. Anche dopo abbiamo continuato a consigliarci, consigliava lui me, qualcosa io, e lo ringrazio ancora ora. Quando hai pensato effettivamente questo campionato lo vinciamo? Beh, la partita a Canicattì è stata decisiva. È stata decisiva perché sapevamo il risultato dell'Enna che aveva perso. Entra Taccetta sul campo che non giocava e c'è stato un boato a Canicattì assurdo. Ho visto in Orazio Ingarao e Orazio Saraniti negli occhi il sangue, se li volevano mangiare. E infatti la partita ci ha dato ragione e da lì in poi non abbiamo più perso un colpo. Filippo, tanti veterani ma anche diversi giovani che hanno esordito in questo campionato. Ma veterani diciamo per l'età. I giovani ci sono, c'è Silvestro che ha giocato ben spezzone di partite, si è meritato anche il suo ruolo in questo campionato. E i portieri non sono così grandi, però tutti dicono che già abbiamo dei buoni portieri per la categoria, anche diciamo per il prossimo anno. E io ringrazio soprattutto i ragazzi di Regalbuto, Antonio già si trovava qua l'anno scorso, ma ringrazio Giuseppe che diciamo che è stato un assistente mio. Io l'esperienza che ha lui non la posso avere, lui ha giocato in categorie superiori, ha avuto allenatori di categorie e quindi è un esperto di questa disciplina. Hai parlato dell'anno prossimo, chiudiamo pensando alla C1. Filippo Fiorenza sarà ancora il tecnico, l'allenatore della prima squadra, lo vogliamo dire alla società? Non aspetta a me dirlo, io non lo so, non ti posso dire se me lo dicono che posso accettare, non è facile. Io, come dico a molte persone, anzi, se verrà un tecnico esperto della categoria, di questa disciplina, io sarò felicissimo di mettermi da parte e stare accanto a lui e imparare da lui. L'umiltà di un giovane, grazie, complimenti per questa storica promozione. Grazie a voi ancora e forza Argirium.
Capitano, sicuramente ancora una grande emozione a distanza di diversi anni da quella che era l'unica promozione dell'Argirium, dalla Serie D alla C2, è arrivata quest'altra promozione storica, sempre con Gaetano Taccetta tra i protagonisti. Ci avevamo tentato l'anno scorso, siamo arrivati secondi e abbiamo fatto i playoff e poi abbiamo perso nei playoff. Quest'anno invece abbiamo vinto il campionato, un anno bellissimo. È vero che Gaetano Taccetta aveva mollato a un certo punto della stagione? Sì, avevo mollato perché non giocavo, poi volevo andare via, ma i miei compagni di squadra mi hanno pregato per restare, per rimanere nel gruppo e stare vicino nei momenti più importanti. Ecco, qual è stato il segreto di questa squadra, di questa promozione? Non c'è un segreto, è che siamo una famiglia, ormai non siamo più solo giocatori, dentro ci rispettiamo, fuori ci rispettiamo, sempre insieme, e questo è stato, secondo me, è stato l'almembio. L'abbiamo vista deporre il giorno dopo aver ottenuto la promozione due rose sulla lapide di Salvatore Gritti, ex dirigente di questa squadra. Sì, dedichiamo questa vittoria sicuramente a signor Gritti, che negli anni quando c'era ci stava sempre vicino, era sempre qua, purtroppo poi è venuto a mancare, e dedichiamo questa vittoria a lui. Protagonista assoluto di questa straordinaria stagione, Orazio Saraniti, 60 gol 10 anni fa per la prima promozione dell'Argirium, 47 quest'anno per la seconda promozione dell'Argirium, sempre verde, non si molla mai. Sì, sempre verde diciamo, però non è solo merito mio ma anche dei miei compagni, eravamo forti 10 anni fa e siamo forti pure ora, con qualche acquisto in più come Orazio Ngarao, Cavallaro, tutta gente nuova ma forte. Anche loro. Come si fa a segnare sempre, 10 anni consecutivamente, non stancarsi mai? C'è pure della fortuna nel mezzo, lo dobbiamo dire. Però, ripeto, non è solo merito mio, ma anche dei miei compagni, sono bravi a farmi segnare e è così. Ecco, sono bravi, ma un po'... Ah, attenzione, attenzione! La capolista ce ne va! La capolista ce ne va! Ecco, ti stavo dicendo, sono un po' timidi, però dai, alla fine si sono lasciati andare. Sì, perché era una cosa bellissima, quindi ragazzi non ci fa niente, va. Dimmi una cosa, chi è il clown del gruppo? Chi è che fa ridere di più? Ce ne sono un paio, tipo Angelo Iacona, che sa fare bene l'imitazione delle persone. Sì, chiamiamolo. Angelo Iacona! Iacona, un attimo, sei desiderato, vieni qui. Ecco, arriva... Il primo, secondo, terzo portiere, cos'è che fai? Fai il portiere, no? Col 22 di solito sono i terzi portieri. No, vabbè, io sono stato il secondo quest'anno, il primo sembra Davide. Però ogni tanto sei entrato e hai fatto anche qualche paratone. C'è stato un periodo che Davide non ha giocato, che è stato infortunato, poi problemi di lavoro, quindi... Mi ha detto Orazio che sai fare bene le imitazioni. No. Qual è il tuo forte? Il personaggio forte, il pezzo forte, qual è? Lo sa lui, perché si vergogna, non lo so. È di Agira? O è... Sì, sì. Ah sì, qualcuno di Agira. Dai. Poi te la faccio quando siamo soli senza intervista. No. No. Allora parlaci di questo straordinario anno. È stato un anno bellissimo. Speriamo di continuare in Serie C1 e non lottare solo per la salvezza, ma anche di restare in Serie C1. E il più forte chi è? Il bomber. Orazio Saraniti. Mi ha detto che sei il più forte. Ah, cose che si dicono solo. Il più figo sempre Cavallaro, no? Sì, quello è sempre Cavallaro, il più figo. Un discusso. Lo chiamiamo? Sì, c'è. Cavallaro, sì, un attimo. Sei stato nominato qui come più figo dell'anno, della stagione dell'Argirium. No, questo non è vero perché questo posto spetta a Michele Scardilli. Ma non c'è oggi. Oggi non c'è, e allora diamo la parola di nuovo a Orazio Saraniti. È il secondo in classifica per questa cosa. Sì. Al mister. Vediamolo al mister. Cosa? Il più figo della squadra. Cavallaro, sempre la moglie. Non c'è stato ultimamente, quindi qualcuno l'ha superato. Il mister no, però. Il ballottaggio è tra Orazio Ngarao e Michele Scardilli. Quindi parola a Orazio Ngarao. Orazio! Sono qui i nostri web spettatori di Sicilia News che non vedono l'ora di sentirti ai nostri microfoni. Orazio Ngarao, autore di una tripletta nel match decisivo, come hai fatto? Ma tutti nel secondo tempo, fortunatamente mi sono usciti fuori questi 3 gol. Ti è sbattuta la palla sul piede? Sì. Che so fare gol io, no? Scherzoso, comunque, cos'era, il più figo? Sei stato nominato qui... Cioè...
Ah, c'era il ballottaggio tra Scardilli e Ingarao, il più figo della squadra, hai vinto tu. Non la sapevo questa, no, non me l'avevano detto ancora. Ok, salutiamo. Quando si è rasato ha perso un poco di quota. Sì. Ok, Michele, allora cresciamo i capelli, eh. Grazie, auguri ancora all'Argirium per questa storica promozione. Ciao.